scena finale a San Marco d'Alunzio, cosa rappresenta la Sicilia per lei e un luogo come, un borgo come quello di San Marco d'Alunzio? Ma io ero stata qui anni e anni fa con Ferdinando Scianna, perché lui fu il primo a farmelo scoprire attraverso un libro che si girava proprio per promuovere l'immagine della Sicilia nel mondo. E poi sono ritornata qui grazie a Francesco, ogni volta ripeto che torno qui. Ti manca un po' il fiato, no? Quando vedi questo panorama, quando vedi questo paese che sembra quasi un gioiellino, no? Dove tutto è quasi perfetto, c'è una condizione di vita bella. Qual è la cosa che ama profondamente di più di questa terra, della Sicilia? La Sicilia. Io sono innamorata pazza della Sicilia, perché comunque ti offre tanto, ma proprio tanto. Anche a chi non ha nulla offre tanto, è una terra generosissima. Potrebbe dare di più o le potenzialità sono già sfruttate a pieno? Guarda, se avessi una bacchetta magica farei apparire tantissime strade, tantissime superstrade, tanti aeroporti, porti, per far arrivare chiunque qui. Perché il limite della Sicilia è proprio il fatto di non riuscire a arrivare o viaggiare come vorresti viaggiare. I prossimi impegni in cantiere? Prossimo impegno in cantiere, ho un'uscita tra film e quindi da settembre inizierò la promozione e poi continuerò il programma L'ingrediente perfetto la domenica e Tutto per tu il sabato sulla 7. Per chiudere, tornando al documentario, cosa deve uscire fuori da quest'ultimo? Beh, ognuno di noi lo deve guardare con gli occhi di un bambino e capire l'importanza della vita. Importantissima con la I maiuscola, come la definiamo? Ma è essenziale. Puoi avere tutto, ma se non hai la salute e la vita, non conta niente. Apprezzare questa parola, che ruolo ha nel suo cuore? È fondamentale, perché essere felici di quello che la vita ti dà, apprezzare, essere grati e svegliarsi la mattina capendo che comunque stai bene e puoi continuare ad andare avanti, quella è una grandissima fortuna. Grazie, è stato un immenso piacere. Grazie a te.